Come sarà questa primavera culturale a Milano? Sarà una primavera rivolta al futuro, con lo sguardo rivolto al mondo che verrà. Lo facciamo attraverso un ricchissimo palinsesto di mostre, spettacoli, iniziative culturali, tutte volte a indagare in quale maniera, nel tempo passato ma nel tempo presente, gli artisti hanno pensato e immaginato il futuro. E avremo un grande protagonista come Umberto Boccioni, che inizia appunto con la mostra retrospettiva a lui dedicata questo cammino, e poi avremo tantissimi appuntamenti che davvero sapranno coniugare da una parte il rigore scientifico di molti progetti espositivi, dall'altra anche la volontà di aggregare, di realizzare momenti di intrattenimento più leggero, ma tutto con l'idea di rivolgere il nostro sguardo al futuro, e credo che avvenga in un momento molto importante per la città di Milano. Dopo l'esperienza del 2015, Milano ha riacquisito una grande centralità proprio nel dibattito pubblico, e dettiamo l'agenda dell'assoluta necessità quindi di rivolgere il nostro sguardo a quale futuro ci aspetta e quale idea di futuro soprattutto vogliamo e possiamo costruire. Quanto è importante continuare a insistere sulla necessità di un dialogo con il contemporaneo tra la città, le istituzioni e il pubblico che si rivolge poi ai musei? È fondamentale, e tra l'altro io ricordo che proprio il New York Times ha scritto recentemente come Milano abbia riacquisito da questo punto di vista una nuova centralità sul tema della connessione tra la creatività contemporanea, sia in particolare la creatività artistica, ma non solo questa, penso anche alla creatività musicale, alla creatività teatrale, ai tanti linguaggi in cui si esprime il pensiero creativo. È impensabile, come si può dire, presupporre che una ricchezza di tessuto culturale di una città non passi attraverso anche ciò che appartiene ai linguaggi del contemporaneo, e noi stiamo facendo di tutto perché questo accada, creando una connessione molto forte tra istituzioni pubbliche e istituzioni private.